per la donna, due cappotti per chi preferisce invece la versione lunga. Vi ricordo, amici e amiche, anche per il pagamento, molto semplice, basta un piccolo anticipo, il resto lo pagherete poi con delle comode rate, senza interessi naturalmente. E passiamo adesso a due pellicce veramente particolari, si tratta infatti del Pitti Green. Pelliccia molto rara, pregiata, come il visone se non più. Ancora due montoni, molto bello il capo maschile, l'imbottito con stoffa scozzese, modello Montgomery, molto particolare. Per la donna invece qui abbiamo un capo con cappuccio rifinito con dei bordi di pelliccia, volpe colorata. E guardate amiche che belle che sono queste pellicce. Buona serata e ben ritrovati a Club Bianco Celeste. Vi presento subito gli ospiti di questa sera. Alla mia destra abbiamo il segretario della Trevigliese Calcio Tormena, Giovanni Tormena. Alla mia sinistra il presidentissimo Gianni Filippoli. Oggi la Trevigliese ha pareggiato per 0-0 allo Zanconti di Treviglio contro la quotata Trizium. Una partita avara di emozioni, una partita che secondo il mio punto di vista giustamente è terminata con questo punteggio. Nessuna delle due formazioni ha osato più di tanto, a parte un paio di episodi concentrati tutti nello spazio di un minuto. Per la precisione era l'85esimo. Sentiamo anche il commento dei due ospiti, cominciando dal presidentissimo. Che partita è stata oggi? Ma per me era una partita proprio di uno 0-0. Vediamo anche i risultati altri. Hanno fatto 8 gol in tutto. Sì, pochissimi. Pochissimi. Oggi si giocava proprio, specialmente sul nostro campo, era già un campo pesante, pioveva, era una partita del 0-0. Quindi un risultato ben accetto, mi pare di capire. Sì, per me mi va bene. Terzo punto consecutivo, perlomeno si è un pochino abbandonato. Sì, si muove bene la classifica. Delle sconfitte. E i ragazzi si stanno migliorando domenica per domenica. Sentiamo anche Tormena in base a questa partita. Sì, era una partita che temevamo molto perché c'erano molte possibilità, discrete possibilità di perdere, col campo pesante, eccetera, l'attrezzo è lanciatissimo, infatti l'ho vista molto bene, forse mancherebbe qualcosina in attacco, altrimenti sarebbe da primato assoluto. Qualcosina in attacco è mancata anche alla Trevigliese, c'era fuori Brignoli per squalifica.
Sì, c'era Brignoli, poi abbiamo scelto una soluzione di copertura con una punta sola al ragazzo Mapelli e le due mezze punte Medici Bettoni. Come ha giostrato Mapelli secondo il tuo punto di vista? A me, diciamo, nel mezzo di quella difesa dell'Atrizio non era facile districarsi, ci è riuscito bene soprattutto nel secondo tempo, non è stato pericolosissimo, però una mezza occasione l'ha pure avuta. Presidente, l'Atrizium ha la migliore difesa del girone con 9 reti subite, se non vado errato. Che impressione ti ha destato questa difesa? Ma io, conoscendo bene i due difensori, Testa e Facchetti, sono due colonne. Più che colonne sono anche cattivi, perché li conosco da anni. Testa poi l'ho avuto anche 4 anni, so che elemento che è. E per quanto riguarda il discorso portiere, dopo il campionato ormai compromesso di Scotti, Sprenger tra i pali, ti dà fiducia oppure c'è qualche problema riguardo? Ma guarda, su Abreno si può dire che mi ha portato, ha tenuto il risultato, il pareggio. Qui oggi sì, è venuto fuori una volta un pochettino vuoto, però per il resto poi non è stato neanche impegnato, quindi non credo che sia giudicabile nella partita di oggi. Vediamo anche il quadro completo dei risultati dell'odierna giornata. Si giocava la 22esima giornata. Stiamo parlando ovviamente del campionato di eccellenza Girone B. Eccoli qua, Montichiari e Breno 0-0, Stezzanese batte Romanese 2-0, Verdello batte Calolzio Corte 1-0, Brembillese Galbiatese 0-0, Chiari batte Luciano Manara 2-0, Alzano batte Sibigna Pianico 3-0, Trevigliese Trizium 0-0, ha riposato il Clusone. La classifica dopo la 7ª giornata del girone di ritorno, Montichiari al comando con 30 punti, Trizium 27, quindi bresciani mantengono i 3 punti di vantaggio sulla formazione milanese. Clusone rimane a quota 26, in quanto oggi ha osservato il turno di riposo. Chiari si porta a quota 25, attenzione però perché il Chiari ha già giocato, ha già osservato il turno di riposo e quindi ha una partita in meno. Trevigliese ed Alzano 24 punti, Verdello e Breno 23, Calolzio Corte 20, Stezzanese e Romanese 18, Brembillese 17, poi piena bagarre in coda con Luciano Manara, Galbiatese e Sebigna Pianico che chiudono tutte con 11 punti. Quindi un campionato ancora abbastanza fluido, soprattutto in coda, ma io direi anche in vetta. Sentiamo i pareri comunque degli ospiti. Per la coda o la vetta? Per tutte e due i fronti. Guarda, per la vetta vedo ancora il Chiari, il Breno, ma l'abbiamo incontrato domenica l'altra. Il Breno, diciamo che a questo punto è fuori causa, anche perché ha 23 punti, quindi vedo ancora il Chiari, Clusone, la Tritium non è che avrà l'intenzione di passare anche loro il turno, perché hanno rilanciato tanti giovani e vogliono rilanciarsi per il prossimo campionato. Quindi una lotta che presumibilmente è ancora a tre, quindi secondo il tuo punto di vista. Montichiari, Clusone, Chiari, mi sembra di capire. Sì, la Tritium io la ammiro perché conoscendo tutti, certo, dal presidente, l'allenatore e tutti, però non penso che vogliono passare, perché dopo passando il salto di categoria ci sono quelle difficoltà, se non hai le basi giuste è inutile che passi. E per quanto riguarda la coda, Sebigna Pianico, Luciano Manara, Galbiatese per due posti, visto che la rinuncia della Virtus Gazzaniga ha portato soltanto due le retrocessioni quest'anno. Io li augurerei di salvarsi tutte e tre, bocca al lupo anche loro. Sarà un po' difficile comunque che siano in tutto. Che ti dica io. Sentiamo un po' anche il giudizio di Tormena in coda, in vetta a questa classifica. Ma diciamo, per quanto riguarda la testa della classifica, il presidente dice sul trezzo, ma io penso che se si può lo vince molto volentieri, con il Chiari e il Montichiari. Per quanto riguarda invece la retrocessione, lì sono tutti e tre, non vorrei essere proprio nei loro panni, perché ci siamo passati anche noi l'anno scorso in questi momenti. Vedo leggermente favorito rispetto a Manare Galbiatese lo Stratos, però. Accenniamo anche al fatto della settimana riguardante il cambio tecnico dell'Alzano. È andato via Mutti, è arrivato Bonatti, so che tu lo conosci particolarmente, questo nuovo allenatore. Cosa ci puoi dire in merito? A lui gli faccio i miei migliori auguri e gli avevo sempre detto che lui faceva l'allenatore. Già da 4 anni fa gli avevo detto, quando ero un mio giocatore. E giocava in che squadra? Lui ha giocato tante squadre, però di noi era la Colognese. Alla Colognese. E gli avevo detto che lui faceva l'allenatore l'indomani. E difatti io lo ammiro, gli faccio i miei migliori auguri di migliorare sempre. E poi vorrei ringraziare un altro, la Tuada, il nostro giocatore, che per me gli faccio anche lui gli auguri che all'indomani farà anche lui l'allenatore. Anche la Tuada, sì. Quindi un futuro garantito dal presidente. Sentiamo un giudizio di Tormena su questo cambio tecnico, indispensabile, danno quella svolta che effettivamente richiede una società quando comincia ad attraversare un certo periodo di appannamento? E adesso il periodo di appannamento dell'Alzano, diciamo, non era successo nell'ultimo periodo, era un po' che si stava protraendo.
stasera ho sentito casualmente l'intervista del loro presidente, dice ormai ha visto che il campionato dice poco, proviamo, non rischiamo di bruciare Bonati, eccetera. Può essere vero, però matematicamente quelli sono ancora dentro in pieno anche loro per la corsa alla vittoria. Credi in un recupero del Chiari? Guarda, che finché la matematica non condanna nessuno, nel calcio può succedere di tutto. Poi ricordiamo che domenica prossima è in programma una partita importantissima tra Montichiari e Trizium e probabilmente molte cose, molti dubbi verranno sciolti da questo incontro. Bene, diamo spazio al primo blocco filmato, quello relativo alla sintesi relativa al primo tempo di Trevigliese-Trizium per le riprese di Sergio Monella. Ci rivediamo fra poco. Centro Cucine e Arredamento Cecar. Siamo specializzati in ampliamento e rinnovo locali. Nuova esposizione e vasto assortimento su due piani. Si effettuano progettazioni gratuite con parziale permuta dell'usato. Visite a domicilio per misurazioni. Cecar, Viazzano 31, Stezzano, in provincia di Bergamo. Amici sportivi, un cordiale saluto da Patrizio Romano e dall'operatore tecnico Sergio Monella. Oggi allo Zanconti, in mezzo alla pioggia, grande match fra Trevigliese e Trizium, rispettivamente quarta e seconda della classifica del girone B di eccellenza. I milanesi ancora in corsa per la vittoria di questo campionato, unitamente al favorito Montichiari e al Clusone, arrivano a Treviglio carichi di entusiasmo e di motivazioni, mentre dall'altra parte c'è una Trevigliese che cerca di uscire da un lungo periodo di appannamento nel quale ha inanellato soltanto 3 punti in 7 gare. Ma vediamo subito le formazioni schierate in campo. La Trevigliese schierata in casacca granata ha Sprenger tra i pali che sostituisce l'infortunato Scotti, che si è infortunato proprio domenica scorsa nella partita di Breno e per lui il campionato si presume sia finito, con il numero 2 Bussi, 3 Dell'Era, 4 Affaba, 5 Carioni, 6 Rozzoni, 7 Sangaletti, 8 Trovesi, 9 Mapelli, 10 Medici, 11 Bettoni, assente quindi Brignoli, come si può notare, per squalifica. In panchina a disposizione di mister Ferrari ci sono Verga con il numero 12, Guerini con il numero 13, 14 Papini, 15 Marchiondelli, 16 Fontana. La Trizium risponde con Rovelli tra i pali, numero 2 Testa, 3 Facchetti, 4 Gamba, 5 Vailati, 6 Zanchi, 7 Parisi, 8 Guerra, 9 Chiozza, 10 Bassani, tra l'altro ex Trevigliese, 11 Centi in panchina a disposizione di mister Pepe, ci sono Fiordelisi con il 13 Baroni, 14 Colombo, 15 Gallo, 16 Magni. Il direttore di gara, il signor Bonini di Legnano, coadiuvato da Gamba e Lazzaro di Brescia. La Trizium, reduce dal pareggio interno con il Verdello, occupa il secondo posto della classifica, pari merito con il Clusone, grazie alle 10 vittorie e ai 6 pareggi che ha finora conquistato, oltre alle 4 sconfitte subite, l'ultima delle quali incassata il 6 gennaio nel recupero con la Brembillese, una partita giocata in casa e persa per 2-0. Da segnalare che la formazione di Trezzo negli ultimi 6 incontri ha racimolato la bellezza di 10 punti, quindi una formazione sicuramente in forma. Dal canto suo la Trevigliese è reduce dal pareggio per 1-1 conquistato sul campo di Breno e questo, vista anche la bontà della prestazione, potrebbe far presagire che i biancocelesti abbiano finalmente intrapreso la via della guarigione. Ma per essere sicuri di ciò bisognerà verificare anche il rendimento della Trevigliese anche in questo difficile match di questo pomeriggio contro una squadra quotata, qual è la formazione di Trezzo Dadda. Ricordiamo che nella partita d'andata sul terreno di Trezzo, anche in quell'occasione sotto una fitta pioggia, le due squadre pareggiarono per 1-1. La Trizium pareggiò proprio in zona Cesarini intorno all'87esimo, dopo che la Trevigliese si era portata in vantaggio al primo affondo nel corso del primo tempo.
Siamo intanto giunti al terzo minuto di gioco nel corso di questo incontro e il punteggio è ancora fissato sullo 0-0 di partenza fra Trevigliese e Trizium. Con questa palla la formazione ospite sbaglia comunque l'appoggio. Bussi, Sangaletti, lancio in avanti da parte di Affaba, il controllo di Medici, il tocco da parte del capitano avversario, ancora Affaba, il tentativo di servizio a beneficio di Mapelli, il colpo di testa liberare da parte di Facchetti e pallone lanciato in fallo laterale. E la formazione di Pepe fa proprio leva sulle doti agonistiche di questo complesso giovane Medici. La sua conclusione è il pallone che non va distante dal palo posto sulla sinistra della porta difesa da Rovelli. È il primo tentativo a rete da parte della Trevigliese. Operato quindi all'undicesimo minuto scarso nel corso di questo primo tempo da Medici. Conclusione che comunque non ha inquadrato lo specchio della porta difesa da Rovelli. D'altra parte la stazza atletica dei giocatori trevigliesi, sempre piuttosto leggerini su campi pesanti, potrebbe riequilibrare la situazione. Calcio di punizione per la formazione di mister Ferrari, si tergiversa, poi c'è la battuta di Rozzoni a beneficio di Bussi. Bussi dà in area ancora verso Rozzoni, si allarga, una finta, porge verso Bettoni, l'autore del gol, a Breno, la conclusione di quest'ultimo, intelligente, meritevole dell'applauso dello Zanconti, sfortunata, la mira non è stata precisa e il pallone è sfilato di un soffio sopra la traversa della porta difesa da Rovelli. È la seconda insidia che la formazione biancoceleste porta verso i legni di Rovelli. Una Trevigliese direi partita nella maniera più idonea secondo il mio modesto punto di vista. Tanto marchiamo questa azione sul nostro tabellino, 18° minuto. Una Trevigliese guardinga sì, ma pronta a sfruttare i varchi in attacco. Calcio d'angolo, Sangaletti si va a proporre dalla bandierina, la sua battuta, il colpo di testa liberare da parte di Testa, Trovesi apre verso Bussi, opera il traversone un po' arretrato, sfiora Medici, allontana Parisi, arriva Carioni che è un buon tiratore, cerca di sfruttare le sue doti balistiche anche se questa volta non colpisce, pallone che si perde un metro e mezzo al di sopra della traversa della porta difesa da Rovelli. Azione maturata al 39° minuto esatto nel corso di questo primo tempo. E a proposito di campo, evitiamo qualsiasi discorso su questo rettangolo di gioco dello Zanconti, visto che già in precedenza abbiamo affondato il dito nella piaga dicendo appunto che il campo è più idoneo a coltivare patate che a giocare una partita di calcio. Il controllo di Carioni, il tocco di mano di Guerra e un tocco di mano volontario, un occhio furbetto quello di Guerra, ma altrettanto fulmine è stata anche l'occhiata da parte del direttore di gara, come a dire stai attento che alla prossima ti ammonisco. Ma onestamente Guerra ha toccato questo pallone volontariamente. Bussi a Rozzoni, Trovesi, Bussi proporrà il traversone, ancora Bussi, vince un rimpallo, effettua addirittura la conclusione, buono il tiro di Bussi che ha trovato il pertugio
per poter battere a rete, ma Rovelli era pronto. All'indietro verso Bussi, ancora Rozzoni, ancora Bussi, il lancio, il colpo di testa liberare da parte di Testa. Bettoni verso Sangaletti, di prima intenzione, in becca Trovesi, Medici chiude comunque Testa tempestivamente, manda questo pallone in fallo laterale al limite della bandierina del calcio d'angolo. E pallone messo in fallo laterale all'altezza della panchina della Trizium, la rovesciata di Trovesi a Faba. E su questa azione si concludono i primi 45 minuti di gioco qui allo Zanconti. 0-0 il punteggio per quanto riguarda il primo tempo fra Trevigliese e Trizium, una Trevigliese che ha mantenuto una certa supremazia territoriale. Ci sono state 4 opportunità gol per la formazione trevigliese, 2 per la formazione della Trizium, questo almeno il mio tabellino. È tutto per il momento qui dallo Zanconti, ci risentiamo fra circa un quarto d'ora per commentare le fasi relative alla ripresa. Rieccoci in studio per parlare con i nostri due ospiti, con il presidente Filippoli e col segretario della Trevigliese Calcio Tormena. Parliamo allora di questo primo tempo. Il campo in che maniera vi ha penalizzato, quel campo così ridotto, non dico un acquitrino ma quasi? Ma è tutto il campionato che giochiamo su un campo così brutto. Penalizzava più voi della Trevigliese o più la Trizium? Ma guardando com'è la nostra difesa, la difesa della Trevigliese, erano tutte e due uguali. Penalizzate allo stesso modo. Che sia il nostro attacco, che sia il suo di attacco, non è che ce n'era. Sentiamo il giudizio di Tormena in merito al campo. Sì, il campo ormai l'abbiamo detto, ridetto. Anzi, oggi per assurdo, dopo questa pioggia, era anche meno peggio delle altre volte. Però quello penalizza, io penso, diciamo, il centrocampo più leggero che è il nostro, non quello della Trizium. Comunque, poca roba, non è. Parliamo di questa difesa, una difesa che era partita benissimo, una difesa che aveva subito pochissimi gol nelle prime 12-13 partite, poi tutto ad un tratto si è un po' sgonfiata e ha subito parecchi gol, perlomeno quanti ne aveva subito nelle precedenti 12-13 gare. Come mai questo? Guarda, l'ho già detto e ripeto ancora, loro si sono trovati in testa, per me si sono un po' gasati e adesso, dopo nel ritorno, un po' di non tranquilli in campo e così, si hanno pigliato quei gol lì, per me mancava tranquillità. L'assenza oggi di Brignoli ha pesato in che maniera nell'economia di questa partita da parte della Trevigliese? Guarda, non toglie niente a nessuno, né Fontana, né Mappelli, né gli altri, però Brignoli ha un passo in più. Sentiamo che giudizio di Tormena su Brignoli, sull'importanza di Brignoli nel contesto di questa squadra. Sì, diciamo che soprattutto oggi contro questa difesa era quasi necessario avere un ariete come il nostro. Nelle altre partite, anche quando non ha giocato, si è sentita la sua mancanza. Praticamente noi siamo senza Brignoli dall'infortunio di Alzano, ha recuperato leggermente nelle ultime 3 domeniche. Sentiamo anche un giudizio su Bettoni, sempre generoso come al solito, anche oggi il capitano trevigliese. Un Bettoni che sembrava quasi non dovesse neanche giocare quest'anno, all'inizio di stagione. Ma Bettoni sta facendo un bellissimo campionato, perché non si può dire niente, anche oggi lui ha avuto anche l'occasione buona con cui sbagliando lui mi infilava il gol a noi. Come giudizio è buono, la farei fare il jolly io a Bettoni. E la prestazione di Rozzoni? Mi sembra positiva quella di oggi. Anche Rozzoni è partito un po' male, però dopo si è ripreso. Bene. Per quanto riguarda i giovani, chi segui di più? Chi ti aspetti che venga fuori alla distanza? Tra i vari Frattus, Mappelli, Marchiondelli, guarda, Guerini? Li abbiamo provati adesso questi qua, un po', chi può di più, chi un po' di meno. Comunque sappiamo già tutti un po' nella società cosa ne abbiamo lì. Però io auguro al mister di provare altri giovani, quelle domeniche qua, almeno 2 o 3. Li poi levandoli dall'under? Dall'under anche più giovani ancora. Se c'è qualcheduno più giovane ancora, anche il 77 o 78, non mi fa niente. E per il prossimo anno quali colpi possono essere messi a segno dal presidente Filippoli? Guarda, io ho già detto anche sul giornale, erano 3, uno è arrivato, speriamo in bene, anche per noi, anche per lui, mancherebbe ancora 2. Ancora 2 acquisti? Sì. Dove? Da collocare dove? Nella fisionomia della squadra? Non posso dirlo. Sentiamo Tormena se è dello stesso avviso del presidente. 2 innesti potrebbero cambiare, dare una marcia in più a questa formazione?
Adesso diciamo il discorso della marcia in più, bisogna vedere per che cosa si vuole dare la marcia in più, nel senso se le vogliamo diciamo l'anno prossimo partire per puntare nelle prime... Un salto di categoria. Per fare questo dobbiamo vincere il campionato dietro la scrivania. Probabilmente ci riusciremo anche quest'anno, nonostante l'assenza cronica di personalità di spicco nella realtà nostra di Treviglio. Per quanto riguarda invece il discorso puramente tecnico, con i tre giocatori che citava il Presidente, sì, sono d'accordo, uno l'abbiamo già quasi trovato, i due che dice lui chiaramente se ne è parlato, ma proprio a livello di pur parlare, abbiamo già anche il limite individuato le figure, ma non è questo il caso, non è il luogo di dirlo. Tormina, si parla ormai di spostare, anzi è ormai ufficiale, di spostare il campionato nazionale dilettanti il sabato pomeriggio anziché la domenica. Secondo te è una soluzione positiva oppure, e potrebbe essere attuata anche per i campionati minori, oppure è una soluzione che non ti trova dalla parte di chi l'ha ideata? Ma a livello di soluzioni, adesso a parte questa di giocare il sabato per i dilettanti, sono quasi sempre discordi su tutto quello che, su tutto quanto vuole cambiare le regole del gioco del calcio. Per me il gioco del calcio si gioca di domenica, il sabato per molti consiglieri, anche giocatori, ecco, quasi mai ormai una giornata quasi lavorativa. Io sono contrario, considerato addirittura, se mi parli anche del campionato nazionale dilettanti. Sì, ormai è stato ufficializzato dalla Lega questo. Il prossimo campionato si giocherà il sabato. E allora bisogna dire che occorrerà tornare al semiprofessionismo, nel senso che bisogna partire il venerdì pomeriggio. Non vedo infatti molte formazioni, tra parentesi anche l'Albinese, il San Paolo d'Argon stesso, avranno questi problemi, tanto per citare alcuni esempi bergamaschi. Quindi giustamente tu stai facendo una considerazione che in effetti trova applicazione. Sentiamo anche il parere del Presidente. Giocare al sabato pomeriggio per può nuocere oppure è positivo? Per me vuol dire già metà incazzo. Metà incasso? Metà pubblico. Questo per il pubblico, e per quanto riguarda gli impegni dei giocatori vuol dire un impegno in più, quindi in un certo senso arrivare, non dico un professionismo, ma quasi un semiprofessionismo, una vecchia Serie C, quando evidentemente c'era veramente il semiprofessionismo. Se loro se devono andare in trasferta devono andare via venerdì o mezzogiorno, perché ci sono ancora tanti giocatori che lavorano impiegati oppure che lavorano, devono lasciare il posto di lavoro andando via. E non lo so come quindi faranno. Domenica sacra per il calcio. E poi come incasso, per me già se deve fare 1000 spettatori ne faranno 500 sicuro. A proposito di incasso, ma forse questa è una domanda che è meglio fare a Tormina, come sta andando il pubblico quest'anno lo Zanconti? Ma c'è, diciamo, stato un incremento? Sì, siamo leggermente sopra la media dello scorso anno, ma si parla diciamo di poca roba nel contesto generale di tutto il budget della Trevigliese. Comunque fa piacere. Un leggero incremento comunque c'è stato. Sì, è sempre un segno positivo, un inizio magari di un ritorno del pubblico in massa. Beh, ho detto leggero incremento, adesso non posso dirti se è dovuto al pubblico trevigliese o al pubblico di ospite. Perché anche oggi, sì, oggi contro la Trizium c'erano parecchi sostenitori trezzesi, esatto. E li abbiamo sentiti. Va bene, spazio anche al secondo blocco filmato, quello relativo al secondo tempo di Trevigliese Trizium. Ci rivediamo fra circa 10 minuti. Centro Cucine e Arredamento Cecar. Siamo specializzati in ampliamento e rinnovo locali. Nuova esposizione e vasto assortimento su due piani. Si effettuano progettazioni gratuite con parziale permuta dell'usato. Visite a domicilio per misurazioni. Cecar, Viazzano 31, Stezzano, in provincia di Bergamo. Amici sportivi, siete di nuovo collegati con lo Zanconti di Treviglio. Vi ricordo il punteggio finale per quanto riguarda il primo tempo, si è concluso sullo 0-0, è iniziata da pochissimi secondi la ripresa. Diamo ancora un'occhiata alle formazioni in campo. La Trevigliese si presenta con Sprenger tra i pali, due Bussi, tre Dell'Era, quattro Affaba, cinque Carioni,
6 Rozzoni, 7 Sangaletti, 8 Trovesi, 9 Mapelli, 10 Medici, 11 Bettoni. La Trizium risponde con Rovelli tra i pali, numero 2 Testa, 3 Facchetti, 4 Gamba, 5 Vailati, 6 Zanchi, 7 Parisi, 8 Guerra, 9 Chiozza, 10 Bassani, 11 Centi. Intanto notiamo anche la presenza in campo nelle file della Trizium del numero 16 Magni. Ed è uscito il numero 9 Chiozza. Quindi registriamo questo cambio negli spogliatoi all'intervallo. Fuori Chiozza e dentro Magni. Questa è la mossa di Mister Pepe. Non sappiamo se tattica o legata ad eventuale infortunio da parte del centravanti. Rozzoni disorienta Bassani e poi rilancia. Dalla parte opposta c'è Vailati e lascia il pallone a Rovelli. Una partita che per il momento non ha regalato grandi sprazzi di gioco, nemmeno grandi emozioni. La battuta di Trovesi sotto porta, attenzione! E Sangaletti manca la stoccata vincente. Già in precedenza pallone sfiorato da Mapelli. Sul palo più lontano ha cercato l'entrata Sangaletti, che in mezzo a due avversari non ha trovato questo pallone invitante. Pallone messo in calcio d'angolo, Sangaletti ci prova dalla bandierina. Azione al dodicesimo, il suo traversone, il colpo di testa di Rozzoni. Il fischio del direttore di gara, che ha visto un fallo in piena area di rigore operato dagli avanti trevigliesi. Si poteva proseguire per la regola del vantaggio, comunque l'arbitro ha fermato il gioco. Calcio di punizione per la formazione di casa alla battuta. Il numero 4 Affaba, che opera questo lancio completamente fuori misura, omaggiando questo pallone alla Trizium. Attenzione, perché Centi non si fa pregare due volte per approfittarne. Il fischio del direttore di gara su segnalazione del guardaline. Lo sbandieramento infatti dello stesso guardaline per segnalare una posizione di offside all'indirizzo del numero 16 Magni. Sul pallone si è portato Guerra, pronto alla battuta di questo calcio piazzato. Il suo traversone, che diventa un tiro cross, che non crea problemi alla formazione trevigliese. La punizione per la compagine trevigliese. Si schiera la barriera del Trezzo, azione di disturbo da parte di Medici, la battuta direttamente in porta. Calcio d'angolo per la formazione trevigliese. Alla battuta ci sembra Trovesi, c'è un po' di oscurità che ci dà qualche problema di visuale. Il colpo di testa da parte, se non andiamo errati, di Mapelli. Azione che comunque era stata fermata. No, il colpo di testa è regolare. Colombo, colpo di testa di Rozzoni, colpo di testa anche di Bettoni. L'apertura verso Fontana, il suo traversone. Centi libera. Carioni dalla parte opposta verso Rozzoni, il tocco di Rozzoni. Attenzione, Bettoni a tu per tu con Rovelli, incredibile opportunità da rete per la formazione trevigliese. Bettoni a tu per tu con Rovelli su questo liscio difensivo della Trizio, ma dalla parte opposta Magni, e per poco Magni
non regala il gol invece alla Trizium. Incredibile, nel giro di 20 secondi, due emozioni condensate nel giro di 20 secondi che hanno acceso una partita fino a questo punto quasi soporifera, almeno dal punto di vista delle conclusioni. Veramente incredibile, un'opportunità da una parte e dall'altra ghiottissima. È il 40° minuto, quindi è stato sicuramente il minuto più emozionante, il 40° del secondo tempo, quindi l'85° globale della partita è stato sicuramente il più emozionante dell'intero incontro. A tu per tu Bettoni con Rovelli, e Rovelli ha salvato la situazione. 20 secondi dopo Magni dalla parte opposta si è trovato a tu per tu con Sprenger e quest'ultimo ha visto il pallone sfilare sulla sinistra del palo della propria porta. Evidentemente è anche destino che questa partita, attenzione posizione di offside, mai parlare troppo presto, comunque stavo appunto dicendo che è destino evidentemente che questo incontro si debba concludere su questo 0-0, visto che le due formazioni hanno sbagliato due ghiotte opportunità, due lisci difensivi che hanno permesso di poter mettere a segno il gol della vittoria su un fronte e sull'altro. Trovesi in lotta con Facchetti, Facchetti tocca per ultimo il pallone, e vedete che l'esperienza in questo caso messa a frutto da Trovesi può servire in frangenti come questi per guadagnare anche un calcio d'angolo. La battuta dello stesso Trovesi, il colpo di testa liberale di Zanchi alla caccia del pallone dell'era, ributta nel mucchio, colpo di testa di Mapelli che evidentemente non aveva capito dove stesse la porta, e ancora posizione di fuorigioco decretata a Magni. Quasi due minuti di recupero, 1:50 oltre il 90°. La battuta da parte di Guerra, il colpo di testa da parte di Dell'Era, il fischio del direttore di gara segnala una irregolarità degli avanti trezzesi, il calcio di punizione per la compagine di mister Ferrari. Sprenger, il quale non è stato seriamente impegnato nel contesto di questo incontro, provvede al rinvio. Bettoni, il tocco da parte di Facchetti, Bussi, ancora Facchetti, Colombo, pallone che gli si allunga e termina in fallo laterale. La rimessa per la Trevigliese, sta per iniziare il terzo minuto di recupero, oscurità incombente, giornataccia dal punto di vista meteorologico oggi a Treviglio. Il controllo di Fontana, il rilancio di Rozzoni, e su questo tentativo da parte del numero 6 trevigliese arriva anche il triplice fischio di chiusura da parte del signor Bonini di Legnano. 0-0 finale qui allo Zanconti fra Trevigliese e Trizium, né vincitori né vinti. La Trizium si porta in seconda posizione solitaria, visto che il Clusone ha riposato, a quota 27 punti. La Trevigliese si porta invece a quota 24 punti. È tutto, amici sportivi, qui dallo Zanconti. Un grazie ovviamente a Sergio Monella per le riprese che ci ha fornito, per la gentile collaborazione tecnica. Un grazie a voi per la cortese attenzione in linea che passa nuovamente ai commenti dello studio. Bene, rieccoci ancora qui dallo studio con il presidente Filippoli e con Tormena, segretario della Trevigliese. Una Trevigliese che comunque quest'anno, fino a questo punto del campionato, tenendo conto che siamo sia alla 22esima giornata, ma la Trevigliese ha giocato 21 partite perché ha osservato il turno di riposo, raccogliendo questi 24 punti ha conseguito 9 punti in più rispetto alla scorsa stagione. Questo non va sottovalutato, presidente? Sì, con tutto il cambiamento che abbiamo fatto anche di giocatori stiamo andando avanti bene.
potevamo avere anche qualche punto in più, perché direi potevamo di sì. Avere i punti da Tritium, 26-27 punti si poteva averli. Alcuni sono stati persi per strada proprio per scarsa concentrazione. Ecco, proprio l'hai ben detto. E Ferrari quanto merito ha in tutto questo, in percentuale? Te lo dirò a fine campionato. Sentiamo anche il giudizio di Tormena sulla importanza di tecnico Ferrari nella economia di gioco della Trevigliese. Diciamo da come eravamo strutturati l'anno scorso, da come siamo partiti quest'anno con tutti gli innesti, ha una notevolissima rilevanza. Chiaramente tutti questi bilanci di punti, di confronti rispetto alla passata stagione si devono fare al 9 maggio. Certo, al 9 maggio quando sarà giocata l'ultima partita di campionato. Ma quando è che una società pensa effettivamente a programmare il campionato successivo? Verso la conclusione di questo campionato, in estate, prima, in primavera, quando è che si comincia a programmare un discorso futuribile? Ma io ti avevo già detto di prima, si stanno muovendo già di adesso. Com'è il mercato? Come si presenta quest'anno? Difficile? I costi sono a livelli in rapporto ovviamente folli come quelli dei campionati professionistici, anche per quanto riguarda il settore dilettantistico, oppure si riesce ancora a trovare qualche buon giocatore pagandolo poco? Guarda, ci saranno tante chiacchiere e pochi soldi. Tante chiacchiere e pochi soldi. È quello che ho detto prima, dobbiamo rilanciare anche altri giovani, ne mi mancheranno due, però dobbiamo puntare tanto sui giovani e dobbiamo rilanciare ancora quei due o tre giovani che sono dell'under ancora, anche più giovani ancora, per vedere i scambi che si potrà fare. Per valorizzarli questi. Sì. Filippo, tu sei nel calcio già da diversi anni. Ecco, che cos'è che rimpiangi del vecchio calcio dilettantistico, quello per intenderci di almeno 10-15 anni fa? Guarda, abbiamo migliorato tanto, perché prima si andava nei piccoli stadi di prima categoria o promozione che era, era tutto un discutere, tutto litigare. Quindi da un punto di vista organizzativo sì. C'è stato un miglioramento. Sì, per me e sì. Dal punto di vista qualitativo invece del gioco, di questo campionato che una volta si chiamava promozione? Ma anche questo, perché noi vediamo anche noi tre società, diamo una società all'altra, non c'è mai discussione, non c'è mai niente, siamo più tranquilli, siamo più competenti, siamo più inquadrati. Quindi nulla da rimpiangere rispetto al vecchio calcio dilettantistico, vecchio tra virgolette. Sì, per me siamo più quadrati adesso che prima. Sentiamo anche Tormena su questo particolare caso. Non ho su tutti gli anni del precedente, comunque da quando sono la Trevigliese abbiamo sempre fatto promozione. Nell'eccellenza effettivamente, come dice Gianni, è notevole il discorso qualitativo sotto il profilo umano, logistico, eccetera. Sono 16 squadre in questo girone, anche in Coppa Italia, eccetera. C'è un altro clima, si lavora meglio. Per quanto riguarda il discorso tecnico, rispetto ai vecchi campionati ai quali accennavi di 15-16 anni fa, che io li vedevo solamente o li vivevo in prima persona, diciamo che c'è un maggior dinamismo, diciamo, c'è più movimento, è un po' più difficile, un po' più bisogna essere più concentrati, più proprio fare una vita quasi più sacrificata. Stando alle regole attuali, che cos'è che si potrebbe cambiare per dare più interesse a questi campionati dilettantistici, secondo un tuo punto di vista? Un meccanismo, qualcosa nel regolamento stesso dei campionati? Ci potrebbe essere qualche regola che potrebbe dare più interesse a questi campionati? Beh, adesso hanno provato con le regole, diciamo, generali applicate anche alla Serie A sull'interpretazione del fallo di mano che poi va e viene a seconda, perché inizialmente, inizio campionato, per ogni fallo involontario si beccava la munizione, adesso passa inosservata addirittura, non viene fischiata. Sento dire che c'è la proposta di portare a 3 punti in caso di vittoria, ma sono tutte cose. Per me il gioco del calcio meno lo si cambia e meglio è. Per quanto riguarda il discorso arbitri, la terna arbitrale che da quest'anno è entrata nel campionato di eccellenza, prima ricordiamo che i guardaline erano delle persone che facevano parte dello staff della società che ospitava questa partita, ecco, ha portato anche un alzamento qualitativo dell'arbitraggio di questi incontri? Sì, diciamo innanzitutto l'ha portato per quanto riguarda quel comportamento più umano, più educativo, diciamo, perché non essendo coinvolto un personaggio della tua società c'è meno da ridire, cioè il guardaline ufficiale sbaglia o non sbaglia, almeno lo si accetta di buon grado. Rispetto allo scorso anno, perché c'era la terna sì anche lo scorso anno, è migliorato, mi sembra, un momentino la collaborazione fra i tre direttori di gara, chiamiamoli. Cioè, diciamo, gli errori sono sempre meno. Ecco, sentiamo anche il presidente al riguardo degli arbitri. Come sono gli arbitraggi quest'anno, dal punto di vista appunto qualitativo, si diceva? Ah, guarda, trovi lì.
è il bello e il brutto anche di loro, perché vedi di quegli arbitri che li ammiri e fai anche gli auguri di fare il salto di categoria anche per loro. Ci sono di quelli che invece devono pigliare le scarpe al chiodo, perché... Quello di oggi come è stato, per esempio? No, non è abitato male, perché sì, troviamo anche dei buoni arbitri, ma veri, anche giovani di 22-23 anni che meritano di fare anche il salto di categoria anche loro, di fare la C o la B o la A anche. Quindi però comunque complessivamente quelli, un giudizio positivo sull'arbitraggio, con così abbiamo inquadrato anche il discorso arbitri, il discorso campionato, abbiamo un po' ampliato quindi non solo parlando di Trevigliese ma parlando in generale di quello che gravita attorno ad un campionato come quello di Eccellenza. Adesso spazio alle interviste del dopopartita con i due tecnici, con Pepe e con Giancarlo Ferrari. Centro Cucine e Arredamento Cecar. Siamo specializzati in ampliamento e rinnovo locali. Nuova esposizione e vasto assortimento su due piani. Si effettuano progettazioni gratuite con parziale permuta dell'usato. Visite a domicilio per misurazioni. Cecar, Viazzano 31, Stezzano, in provincia di Bergamo. Al termine della partita, eccoci qui con il mister dell'Atrizium Pepe, 1-0-0, un po' avaro di conclusioni, 1-0-0 che secondo il mio punto di vista rispecchia anche il gioco che si è espresso oggi in campo. Sicuramente, 0-0 senza tante occasioni, però secondo me è stato un bel secondo tempo combattuto, pressando da tutte e due le squadre, però... Ci possono essere degli 0-0 che il pubblico si può divertire. Oggi secondo me, specialmente nel secondo tempo, si è vista una buona partita, anche se in conclusione è stata una per parte, basta, uno o due della Trevigliese e una nostra. Però penso che il risultato sia giusto. La Trevigliese proviene da un periodo difficile, un periodo di appannamento, di crisi. Oggi come l'ha trovata? Sulla via della guarigione oppure ci vuole ancora un po'? No, io l'ho trovata una buona squadra, combattiva, di dietro lasciano poco. Per me è una squadra che... con noi ha giocato più che bene, ecco. Qual è il segreto di questa Atrizium? Una Atrizium che nelle ultime 7 partite ha raccolto 11 punti con quello di oggi, una Atrizium lanciatissima, seconda, solitaria, vabbè il Clusone oggi ha riposato, insomma una Atrizium che addirittura sta contendendo il primato al Montichiari. Qual è il segreto? No, noi no, sicuramente non saremo lì fino alla fine per lottare, ci troviamo in questa posizione perché l'Atrizium quasi tutte le partite ha giocato come il secondo tempo oggi qui a Treviglio, pressando i difensori, proponendosi subito di rimessa. Non facciamo molti gol, però lasciamo poco l'avversario. Ecco, più che altro è questo il motivo anche che l'Atrizium fa dei risultati anche fuori casa. Quali sono i punti di forza della vostra formazione? Ma soprattutto la difesa lascia poco. La migliore del girone? Sì, a parte, ma anche lascia un poco, e poi a parte la difesa, però il centrocampo chiude bene gli spazi, ho ragazzi intelligenti in mezzo al campo che sanno scalare al momento giusto, e poi anche le punte aiutano, ecco, se c'è da dare una mano danno una mano, sono tutti ragazzi che hanno voglia di fare, e se siamo lì è merito solamente loro. Pepe, onestamente un salto di categoria rientrerebbe nei programmi societari dell'Atrizium oppure ancora prematuro? No, non rientra nei programmi della società, perché si sa che andando in una categoria superiore ci sono molte spese in più, però noi con questo non molleremo, noi andiamo avanti fino alla fine, perché no, io non posso andare in spogliatoio a dire ai ragazzi di non fare, noi faremo i risultati fino alla fine, dove arriviamo, non è che ci siano problemi. Il Montichiari oggi ha pareggiato in casa con il Breno, quindi un mezzo passo falso, ma è veramente il Montichiari allora la favorita principale di questo campionato, tenendo conto che oggi il Clusone ha osservato il turno di riposo che il Montichiari dovrà ancora osservare? Sicuramente la squadra che fa più gol, una squadra che crea occasioni, anche se noi siamo andati là a vincere, però si è visto che era una squadra che gira su un perno, un buon giocatore centrocampo, giocano tutti su di lui,
è uno che ha una certa esperienza, ha giocato in, in categorie superiori, e poi tutti gli altri si sacrificano, è una squadra più che buona. Noi abbiamo vinto là, però i primi 10 minuti ci hanno creato delle difficoltà, poi noi là forse abbiamo fatto la più bella partita del, del campionato. Qual è stata la delusione di questo campionato? Chiari, Alzano, Breno? Ma no, io non le posso chiamare delusioni, perché vabbè, sono squadre che fanno delle partite un po' altalenanti, però sicuramente sono partite per vincere, però non, non si può rimproverare niente, perché se il campionato è difficile, si, su tutti i campi c'è da far battaglia, sicuramente forse dovrebbero inserire qualche giocatore in più adatto alla categoria, ci sono giocatori che giocano bene, però quando vengono pressati magari si trovano in difficoltà. Forse quello che li possono rimproverare a queste tre squadre è solamente questa cosa, ecco. Mister, le faccio un'ultima domanda. Il livello qualitativo di questo girone di eccellenza, come le sembra quest'anno? Tutti parlano non bene, ma io ho 20 anni che sento dire che scade, dovremmo giocare in terza categoria. Secondo me è cambiato il modo di giocare, si pressa, si fa giocare di meno e tante altre cose. Non è che sia scaduto, qui ci sono giocatori più veloci, più rapidi, raddoppiano le marcature. È inutile dire, logico, non ci sono, se, non c'è una squadra che ammazza il campionato, però le altre per me sono tutte, io dico la verità, anche quelle che stanno retrocedendo hanno dato l'anima, hanno messo della voglia. Io non posso dire, secondo me non è un campionato deludente come dicono tutti, perché se si sta veramente, io da 15 anni che sono nel giro del calcio dilettantismo, se ogni anno sento dire che è scadente, a questo punto non riesco a capire che è cambiato il modo di giocare al calcio, ecco quello che voglio dire. Grazie a Pepe e auguri per il prossimo. Ora eccoci con il mister Giancarlo Ferrari, mister della Trevigliese. A parte un paio di occasioni, oggi la Trevigliese mi sembra che sia mancata un po' in chiave conclusiva. Beh, con la defezione di Brignoli non è che avevamo degli uomini adatti per sfondare la difesa del Trezzo, che tra l'altro è la meno perforata del girone. Però insomma qualcosina abbiamo cercato di fare anche come padronanza del pallone, però insomma è stata dura, perché il Trezzo si è messo lì dietro ed è stato difficile passare. Oggi Brignoli è stato sostituito dal giovane Mapelli, com'è stata la sua prestazione secondo tuo giudizio? Beh, bisogna vederlo all'opera quando giocherà Brignoli, per vedere se con vicino un attaccante della portata, dello sfondamento di Brignoli, io sono sicuro può rendere molto di più. Oggi era lì in mezzo a due torri e non è che abbia potuto fare molto di più. Anche oggi hai avvicendato Medici, come mai? Ho avvicendato Medici per cercare, spero sempre che qualcuno quando entra possa determinare qualche cosa, anche perché mancava poco alla fine, però se all'andata queste cose succedevano abbastanza spesso e mi davano del mago, invece adesso è dura, insomma, non è che cambi più di tanto. L'Atrizium nell'arco dei 90 minuti non ha fatto un tiro in porta, Sprenger non è mai stato impegnato, ti aspettavi qualcosa di più da questa squadra? I ragazzi adesso negli spogliatoi mi hanno proprio detto che per loro è stata la più brutta squadra che è venuta qua allo Zanconti, più brutta nel senso che ha fatto poco gioco, si è limitata solo a difendersi e a fare qualche lancio in avanti. Noi non abbiamo fatto di più, è inutile che ci stiamo qua a grosolare sul mare altrui. Noi avevamo l'obbligo di cercare di trovare qualche azione in profondità e purtroppo è sempre il nostro handicap, anche perché, come ripeto, non avendo degli sfondatori in avanti diventa tutto più difficile. Tu parlavi comunque di onorare fino al termine questo campionato, questo è il terzo pareggio di fila, mi sembra che la via della guarigione sia stata intrapresa perlomeno. Ma la via della guarigione, io secondo il mio parere la Trevigliese era stata malata di protagonismo, di senso di sicurezza, che era derivato dal fatto che era arrivata prima in classifica. Non c'è stata una certa concentrazione, una certa umiltà e abbiamo pagato caro questo pensiero. Adesso i ragazzi sanno che devono onorare il campionato, anche perché parecchi devono aspettarsi la riconferma, altri devono guadagnarsi il posto e fino alla fine bisogna combattere, anche perché da adesso in avanti io credo che con la collaborazione della società ci sarà da vedere un po' certi inserimenti di giovani e di chi magari ha giocato poco, per vedere se possiamo avere un futuro migliore e per vedere anche di programmare un po' la situazione per l'anno prossimo.
Oggi il Montichiari ha pareggiato in casa con il Breno per 0-0, quindi un Montichiari che ha parzialmente frenato. Te l'aspettavi questo? Secondo te il campionato è ancora apertissimo per queste tre formazioni? Mettiamo dentro anche il Clusone che oggi è riposato, oppure il Montichiari anche con questo pareggio ormai è praticamente lanciato, non dico in carrozza, ma ha acquistato una buona fetta di promozione? Ma secondo la mia esperienza devo tenere presente una cosa che nel calcio di solito succede sempre. Il Montichiari non ha ancora avuto, diciamo, un certo appannamento o quelle due o tre partite che gli vanno magari storte e che può magari subire e andare in difficoltà. Io, per quello che mi riguarda, gli auguro di andare bene. Però, ecco, nell'arco di un campionato, se dovesse succedere qualcosa, il Montichiari questa piccola defaillance non l'ha ancora avuta, e se dovesse succedere, secondo me è ancora aperto il campionato, specialmente per il Clusone, può succedere di tutto. Bene, un grazie Giancarlo Ferrari, lì nello studio. Eccoci di nuovo qui con il presidente e con il segretario della Trevigliese. Presidente, domenica andate a Calolzio Corte, una squadra che nella partita d'andata, vista quello Zanconti, non è che avesse molto impressionato, se ben mi ricordo. Ma noi andiamo là a fare la nostra partita, se facciamo il risultato è meglio per noi e meglio per i giocatori. Un Calolzio Corte che comunque si trova a 20 punti, quindi tutto sommato una squadra che non ha magari delle individualità di spicco, ma che sicuramente è un gioco corale che ha portato dei frutti. Ma come ripeto, so che gioca, l'abbiamo incontrato in Coppa Italia, anche in campionato. Là andiamo là, facciamo la nostra partita, so che c'è anche dei bei giocatori, specialmente il centrocampo. A quando la prossima vittoria, visto che manca ormai dal 13 dicembre? Santa Lucia è stata fatale, dopodiché vi siete completamente sgonfiati. Gli dico sempre ai giocatori, quando mi date la vittoria? Sentiamo Tormena, potrebbe essere la volta buona in riva al Lago di Garlate? Il Lago di Garlate è un campo brutto e difficile. Nell'ultimo campionato si era vinto, però il Calolzio, quello visto qui a Treviglio, non è sembrato bello, ma è sembrato comunque forte, perché anche in classifica non è che fosse molto indietro da noi quando è stato qui. Adesso vedo che bene o male si barcamena sulla media alta classifica. So che è una squadra che probabilmente, come tutte, come noi del resto, fa fatica a giocare in casa, ad imporre il proprio gioco. Dopo si tratta del tipo di impostazione che vogliamo dare alla partita. Se vai sempre concentrato, il risultato si può fare, anche con la vittoria di cui parlava il Presidente prima. Poi c'è uno scontro sicuramente importantissimo, che è quello fra Montichiari e Trizium. Quale potrebbe essere il risvolto di questa partita? Attrezzo, allora, vediamo un attimino. Giocano a Trezzo, sì. Trezzo data. Dovrebbero giocare, sì. Se dovessi fare la schedina metterei un 1x. Certamente una vittoria della Trizium potrebbe rilanciare questo campionato. Certo, rilancerebbe la stessa Trizium, il Clusone, che adesso non so quanti giochi. Il Clusone andrà a giocare invece in casa propria contro la Stezzanese, altro match comunque da non sottovalutare, sì. Perché questa Stezzanese è sempre una mina vagante. Sì, sono quelle formazioni ostiche. Di giovani, ostiche, non sai mai come va a finire. Comunque diciamo che un eventuale battuta dal resto della capolista rimette in gioco subito il Trezzo, Clusone, e poi c'è sempre anche il nostro Chiari, diciamo nostro, perché ha già fatto il turno di riposo, e il Clusone stesso che l'ha osservato oggi. Sentiamo anche il Presidente in merito a queste partite. Che risultato si può prospettare a Trezzo domenica prossima, in questo scontro al vertice? Guarda, se viene fuori che l'Atritium vince, cambia tutto per 4-5 squadre, che sia Chiari, Clusone, e anche, poi mettere anche l'Alzano. E perché allora non mettere anche la Trevigliese, visto che avete gli stessi punti dell'Alzano, visto che eventualmente, ipotesi, voi vincete a Calolzio Corte e andate a quota 26, se il Montichiari dovesse perdere sono sempre soltanto 4 punti con 6 partite ancora da giocare, quindi tutto sommato ancora qualcosa potrebbe succedere in chiave. Ma io li auguro subito anche adesso ai ragazzi di andare in campo domenica a vincere allora, ma a vincere, dammi la soddisfazione dopo due mesi e mezzo e dammi la vittoria, forse una domenica rido. Una vittoria che manca proprio da quella partita di Stezzano. Di Stezzano, sì, per 1-0. Stezzano va sempre portato bene come campo, anche l'anno scorso avevate vinto per 2-1 tra mille proteste, tra mille polemiche, però è un campo che tutto sommato vi porta bene, anche se quando arriva qua la Stezzanese poi regolarmente fa punti lei invece qui allo Zanconti, almeno mi ricordo il 2-0 dello scorso campionato, giusto? Sì. Bene, e l'ultima battuta io la vorrei per quanto riguarda la partita, due partite interessanti, a Romano tra Romanese Chiari e a Breno tra Breno e Alzano, secondo me due match interessantissimi. Sono quasi tentato di mettere 2-2. Quindi le vittorie proprio di Chiari e d'Alzano? Due formazioni che potrebbero ancora dirla loro. Sentiamo anche il Presidente. Cosa c'è Chiari? Romanese Chiari e Breno Alzano. Due squadre che
stanno cercando in extremis di reinserirsi in questa lotta al vertice. Se come ha detto il Tormena farei 2-2, allora diventerei proprio un bel campionato. Potrebbero scapparci due colpi in trasferta e questo campionato magari riaprirsi. Viene fuori proprio un fuoco. Tutti contenti, compresi voi della Trevigliese. Sarebbe contenti anche noi, però dovrebbe vincere noi. Certamente. Allora sì. Certo, fermo restando appunto di un risultato positivo, ma ovviamente servirebbe una vittoria in quel di Calolzio Corte. Comunque una trasferta che non sarà facile e vedremo domenica, infatti, di che tenore sarà questa trasferta. Bene, tutto anche per questa sera, ore 22.01 minuti primi, quindi abbiamo concluso con Club Bianco Celeste. Un grazie a voi per la cortese attenzione, un grazie agli ospiti, al presidentissimo Gianni Filippoli, sì, e al segretario Giovanni Tormena per essere intervenuti questa sera. L'appuntamento è rimandato a domenica prossima, alla stessa ora, ore 21, sempre su Studio 1 con Club Bianco Celeste. Una buona serata. Buonasera. Buonasera. Che non dà fastidio al nostro intestino, che non fa male al nostro stomaco, che fa solo bene, è il semplice bracciale di rame che oggi noi ve lo offriamo placcato in oro, oro 24 carati, un bracciale che sarà sempre bello nel tempo e inoltre si distinguerà da tutti. Perché? Perché la nostra società è l'unica ditta che incide a fuoco il braccialetto. Difatti voi qui cosa vedete? Una R del marchio registrato e un numero di telefono che dovete usare ogni qualvolta avete bisogno di un consiglio, avete bisogno di un'informazione. Ma ora torniamo a noi, a quello che stavo per dire prima. Quindi con un piacere immenso che io oggi sono qui a portare avanti questo bellissimo discorso. E qual è? Accontentare lui, accontentare lei, accontentare in tutto quattro persone. Dovete fare dei regali. Regalo più bello, bracciale in rame placcato in oro. Un bracciale molto bello che farà tanto bene all'organismo e che fa tanto bene per tutti i problemi di reumatismi, artrosi, cervicale, insonnia, mal di testa, sistema nervoso. We'll be right back.
Amici sportivi, una buona serata e benvenuti a Club Biancoceleste. Oggi la Trevigliese, nel contesto della 24esima giornata del campionato di eccellenza Girone B, ha pareggiato per 1-1 il confronto interno contro il Verdello, uno dei più classici derby della Bergamasca. Il gol della formazione trevigliese è stato siglato da Mapelli, successivamente l'ex di turno Villa ha pareggiato i conti, ripeto, 1-1 il punteggio finale. Vi presento subito l'ospite di questa sera, il vicepresidente della Trevigliese Calcio, nonché responsabile del settore giovanile, Pinuccio Redelli. Inquadriamo subito l'incontro di questo pomeriggio. Una partita un po' a due facce. Beh, diciamo che il risultato di parità mi sembra il più giusto. Le squadre, anche se hanno cercato di vincere, non è che abbiano fatto più di tanto per poterla vincere. Forse è anche difficile riuscire a dargli gli stimoli giusti in questo periodo. Non è sta partita, tutto sommato. Come hai trovato questo Verdello che è venuto qui allo Zanconti di Treviglio con delle grandi credenziali, visto che nelle ultime 9 partite ha racimolato 14 punti? Ma se devo essere sincero, l'ho trovato come me l'aspettavo, anche perché il nostro campo frena abbastanza, diciamo, il gioco. Non mi ha deluso sotto il piano del gioco. Hanno giocato sempre, hanno cercato di fare pressing a centrocampo quando potevano, però noi abbiamo giocato una discreta partita e siamo arrivati diverse volte vicino alla porta, anche se non abbiamo mai concluso come dovevamo. Parlavamo del gol dell'ex, in questo caso del gol di Villa, una Villa che voi conoscete molto bene, in quanto la scorsa stagione ha giocato proprio con alterne fortune proprio qui a Treviglio. Come ha giocato oggi Villa, visto dalla parte opposta? No, si è mosso bene, ne avevamo parlato anche prima della partita. Villa ha delle doti sicuramente, una volta che riesce a raggiungere il suo equilibrio nel campo, un ragazzo che si farà sentire, ne parlavamo prima, e ci ha fatto il gol, e sapevamo che se lo poteva fare perché anche Ferrari gli aveva raccomandato una marcatura un po' particolare, in quanto lui, essendo rapido anche sui colpi di testa, si sa valere, e ha fatto anche un po' di fortuna, però ha fatto un bel gol. Bene, dopo questa breve introduzione di Pinuccio Redelli passiamo anche alla lettura del quadro completo dei risultati maturati oggi nel contesto della 9ª giornata di ritorno del campionato di eccellenza Girone B. Vediamoceli. Brembillese Romanese 0-1, Montichiari Calolzio Corte addirittura 4-4, quindi la capolista bloccata in casa dal Calolzio. Chiari batte Clusone 1-0 nel big match della giornata. Luciano Manara batte Galbiatese 3-0, Stezzanese e Sebigna Pianico 0-0, Alzano batte Trizium 2-0 in un'altra partita importantissima nell'economia dell'alta classifica. Trevigliese Verdello, abbiamo detto 1-1, riposato il Breno. Vediamoci la classifica. Montichiari al comando con 31 punti, Trizium e Chiari 29. Eccola qui la classifica. Dicevamo Trizium e Chiari 29, Clusone, Alzano 28, Verdello e Trevigliese 26, Breno 23, Calolzio Corte 22, Romanese 20, Stezzanese 19, Brembillese 17, Luciano Manara 15, Sevigna Pianico 12, Galbiatese 11 punti. Quindi una classifica che comincia a rimettere in gioco anche le squadre che alla vigilia di questo campionato erano tra le super favorite. Stiamo parlando in particolar modo di Chiari e di Alzano. Un Alzano che dopo il cambio dell'allenatore sta facendo scintille. Sì, sicuramente ne ha tratto beneficio sul cambio dell'allenatore, anche se le squadre allenate da Muti nella seconda parte del campionato avevano sempre fatto... Quindi non avremo mai la controprova? No, sempre delle grosse prestazioni. Allora, trovando il Bonatti, trovando una squadra preparata secondo me benissimo da Muti, come le sa preparare, e lui nuovo come allenatore ha raccolto i frutti del lavoro di Muti. Certo, sicuramente anche, ci ha messo qualcosa anche dal suo, però se vai a vedere le squadre allenate da Muti nella seconda parte hanno sempre fatto bene. E anche se l'Alzano non ha ancora riposato, mentre invece il Chiari ha già riposato, ha già fatto lo scontro diretto anche col Montichiari. No? Col Montichiari, anche col Clusone oggi, superando appunto i seriani. E questo Montichiari che da un paio di partite a questa parte sta perdendo qualche colpo, un po' come è successo alla Trevigliese quando correvano i bei tempi, quando Trevigliese era al comando al termine del girone di andata. Quando vai in testa, sai, tutte le partite poi diventano più difficili. Non che quando sei dietro siano facili, però essendo in testa tutti hanno... Il peso psicologico di tirare il treno della classifica, certo, c'è sicuramente. Hanno qualcosa in più.
A questo punto si vedrà, anche perché in questo campionato adesso non c'è la squadra che ha ammazzato il campionato, sono tutti lì e è sufficiente perdere una partita che rimettere in gioco tutto, come è successo appunto adesso. Un peccato comunque per voi della Trevigliese, analizzando proprio la parte alta della classifica, aver perso quei punti soprattutto all'inizio del girone di ritorno un po' in maniera così banale, perché a questo punto anziché 26 avere anche 2 o 3 punti in più si era in piena bagarre per il salto di categoria. Certo, certo, questo anche nelle ultime 3 o 4 partite si poteva raccogliere sicuramente qualcosa di più con uno spirito un po' diverso, con la voglia proprio di andare a cercare il risultato come avevamo fatto nell'andata. Oggi abbiamo perso un po' di quel carattere lì, perché anche oggi la partita si poteva dargli qualcosa di più da parte nostra per poter cercare di vincerla. Era meglio magari perderla, ma dando un qualcosa di più. Insomma. A quando è rimandata questa benedetta vittoria che non arriva ormai dal lontano mese di dicembre? Tutte le domeniche sono buone, perché appunto si gioca per vincere e puoi anche perdere, però tutte le domeniche sono buone. La prestazione degli avanti oggi, degli avanti biancocelesti, come ti è sembrata? Come ha giostrato Mappelli, Brignoli? Ma io ho visto un Mappelli volitivo su tutte le palle e poi era marcato addirittura lì da Boccardini e non si è fatto intimorire per niente, anzi più di una volta l'ha messo in difficoltà, anche se poi ha subito un'espulsione, a mio modo di vedere alquanto ingiusta, perché il ragazzo non aveva fatto assolutamente niente e niente, si è mosso molto bene. Ed ora spazio alle immagini filmate questo pomeriggio allo Zanconti di Treviglio, spazio quindi alla sintesi relativa al primo tempo della partita fra Trevigliese e Verdello per le riprese di Sergio Monella. Centro Cucine e Arredamento Cecar. Siamo specializzati in ampliamento e rinnovo locali. Nuova esposizione e vasto assortimento su 2 piani. Si effettuano progettazioni gratuite con parziale permuta dell'usato. Visite a domicilio per misurazioni. Cecar, Viazzano 31, Stezzano, in provincia di Bergamo. Amici sportivi, un cordiale saluto dallo stadio Zanconti di Treviglio. Dopo una domenica di sosta ritorna il campionato di eccellenza Girone B con diversi incontri di grande rilievo per la zona promozione, tra cui spiccano gli scontri diretti fra Chiari e Clusone, fra Alzano e Trizium. Ma secondo noi anche la partita che ci apprestiamo a seguire fra Trevigliese e Verdello è ricca ugualmente di spunti interessanti. Teniamo conto infatti che oggi allo Zanconti è ospite la squadra più in forma del girone di ritorno, un Verdello che nelle ultime 8 partite ha conquistato addirittura 13 punti su 16 e che non perde da 12 giornate, vale a dire dal 29 novembre scorso. Vediamo comunque di inquadrare gli schieramenti presenti in campo, partita che è iniziata da circa 30 secondi. La Trevigliese con la canonica casacca bianco-celeste schierata con Sprenger tra i pali, numero 2 Bussi, 3 Dellera, 4 Affaba, 5 Carioni, 6 Rozzoni, 7 Mapelli, 8 Trovesi, 9 Brignoli, 10 Fratus, 11 Bettoni. In panchina a disposizione di mister Ferrari ci sono con il numero 12 Verga, 13 Guerini, 14 Sangaletti, 15 Medici, 16 Fontana. Il Verdello in casacca giallo-verde risponde con Pitergi tra i pali, 2 Boccardini, attenzione a questa proiezione offensiva operata da Faba, comunque controllata proprio da Pitergi. Dicevamo numero 2 Boccardini, 3 Toffetti, 4 Genini, 5 Vigani, 6 Signorelli, 7 Manzoni, 8 Locatelli, 9 Villa, tra l'altro ex Trevigliese, 10 Raimondi, l'intramontabile Raimondi, 11 Pansera. A disposizione invece di Gambirasio in panchina ci sono con il numero 12 Pogliani, 13 Martinelli, 14 Cagnoli, 15 Cattaneo, 16 Perletti. Dirige l'incontro il signor Serravalle di Legnano, coadiuvato dalla Bozzetta e Crippa di Gallarate.
Il Verdello, se non fosse partito così male nelle prime giornate di campionato, avrebbe potuto sicuramente puntare al primato in classifica. Il ruolino di marcia dei verdellesi, che tiene però conto anche dell'inizio stentato, parla di 9 vittorie, 7 pareggi e 6 sconfitte, 22 le reti fatte, 17 quelle subite. Per fare un parallelo con il cammino di campionato della Trevigliese basta citare un dato sicuramente emblematico. Alla 12esima giornata la Trevigliese, allora capolista, vantava ben 10 punti di vantaggio, dico 10 punti di vantaggio su questo Verdello, che invece arrancava in quart'ultima posizione. Attualmente invece al termine della 23esima giornata, e quindi 11 turni dopo, i gialloverdi hanno completamente recuperato quel divario di 10 punti, affiancando addirittura i biancocelesti in sesta posizione di classifica, quota 25 punti. Ricordiamo inoltre che la Trevigliese nel 1993 non ha ancora vinto una partita, racimolando 5 pareggi, gli ultimi 4 consecutivi e 3 sconfitte. Lo Zanconti è invece a digiuno di vittorie biancocelesti addirittura dal 29 novembre scorso, quindi da quasi 4 mesi. Vedremo se alla fine in questo match prevarrà l'ottimo stato di forma di questo splendido Verdello oppure la fame di riscatto da parte della Trevigliese. Questo è sicuramente il tema dominante che sembra aleggiare su questa partita. Vi ricordo che nella partita di andata la Trevigliese prevalse per 1-0. Siamo intanto giunti al quinto minuto di gioco scarso, 4 minuti e 30 secondi. Il punteggio è sempre sullo 0-0 di partenza fra Trevigliese e Verdello. Raimondi verso Boccardini. Un fallo ai danni di Boccardini compiuto proprio da Fratus. Ricordiamo che le due formazioni virtualmente sono ancora in corsa anche per le primissime posizioni di campionato. Sono a quota 25 punti, a 5 punti dalla vetta. Un campionato ancora aperto sia nella sua parte alta sia nella parte bassa, con almeno 5 formazioni che possono ancora ambire al salto di categoria, e in coda 3 formazioni, vale a dire Sebigna Pianico, Galbiatese e Luciano Manara, che stanno lottando per non retrocedere. Raimondi, affrontato da Faba, mette al centro questo pallone, il colpo di testa da parte di Villa, prima azione pericolosa dell'incontro, confezionata dagli avanti verdellesi. Colpo di testa di Villa esattamente al settimo minuto di gioco nel corso di questo primo tempo. Ricordiamo che Villa l'anno scorso ha vestito la maglia biancoceleste della Trevigliese con alterne fortune, a dire il vero. Quindi attenzione al famoso dente avvelenato dell'ex, sempre pronto, sempre in agguato. Ancora il Verdello che manovra. Pallone affidato a Genini. Intercetta Trovesi, cerca di far partire Mapelli. L'anticipo da parte di Boccardini. Il raddoppio da parte di Fratus, il fischio del direttore di gara che interviene per segnalare un'infrazione. Il calcio di punizione sulla tre quarti, già battuto da Signorelli. In avanti Locatelli per Raimondi, che chiede il triangolo con Signorelli, triangolo che non si chiude e pallone che si perde a fondo campo. Semplice rimessa affidata a Sprenger, uno Sprenger fino a questo punto dell'incontro non ancora chiamato in causa. Inoperoso, e i minuti di gioco sono 17 nel corso del primo tempo. 0-0 il punteggio fra Trevigliese e Verdello nel contesto della 24esima giornata del campionato di eccellenza Girone B, di fronte due formazioni che occupano la sesta posizione di classifica, quota 25 punti. In difficoltà adesso il Verdello su questo improvviso capovolgimento di fronte, con Brignoli protagonista, e Signorelli con molta fretta butta questo pallone in calcio d'angolo, offrendo un tiro dalla bandierina su un piatto dorato alla formazione trevigliese. Dalla bandierina si va a proporre il giocatore numero 8, si tratta di Trovesi. Consuete meline in aria, attenzione! La battuta e il gol! La battuta precedente da parte di Bettoni e il gol di Mapelli su tocco di Pitergi, pallone non trattenuto dall'estremo difensore del Verdello. Si è avventato sulla sfera come un falco Mapelli, che ha messo nel sacco. È stata abile comunque anche la battuta precedente di Bettoni, il capitano trevigliese. Pitergi è riuscito ad arrivarci proprio con la punta delle dita, non ha trattenuto, e Mapelli, che si trovava in zona
si è avventato sul pallone e l'ha messo nel sacco. Tutto questo, amici sportivi, al 18° nel corso del primo tempo. Quindi Trevigliese in vantaggio al primo vero affondo. Attenzione, Villa non aggancia. A Faba, il lancio verso Brignoli, è attaccato da Boccardini, Brignoli. Alla peggio, riconquista Toffetti per il Verdello. Brignoli intercetta. Oltretutto ha ricevuto una pallonata proprio nel basso ventre. Il tentativo di Toffetti, che è dotato di grande castagna, ma in questo frangente non inquadra lo specchio della porta. E Brignoli ancora dolorante per la pallonata precedente. Sprenger al rinvio da fondo campo. Vediamo il Verdello tutto proteso alla ricerca del pareggio. Ha avanzato notevolmente il proprio baricentro di gioco, la formazione giallo-verde. Villa intercetta Bussi, allontana il pericolo. Boccardini. Verdello che è tutto proteso nella metà campo trevigliese. Escluso ovviamente il portiere Pitergi. Non vogliono perdere oggi a Treviglio i giocatori di Gambirasio. L'uscita di Pitergi proprio su Fratus. E Fratus per un soffio non è riuscito ad anticipare l'estremo difensore verdelese, che ha scelto il tempo giusto ed ha sventato la minaccia su questo rapido capovolgimento di fronte. Ancora Fratus, colpo di testa da parte di Vigani, riceve Pitergi. Comunque qualche istante fa, al 24°, quindi Trevigliese vicina al raddoppio in contropiede. Una partita ancora aperta ad ogni soluzione. Pallone intanto che è terminato in fallo laterale, la rimessa è affidata alla formazione di mister Ferrari. Villa, affrontato da Dell'Era, finte contro finte, poi sbaglia, arriva come un falco, Trovesi, soffia palla, scambia con Fratus, Mapelli, messo giù in maniera sicuramente non ortodossa da Boccardini. E giustamente il direttore di gara interviene con un cartellino giallo. Una Trevigliese che, ricordiamo, non vince allo Zanconti da 4 mesi. Tanto, forse troppo. E anche per la legge dei grandi numeri, ovviamente il pubblico trevigliese si augura che finalmente questo incantesimo venga spezzato. Colpo di testa di anticipo di Signorelli. L'inserimento di Rozzoni allontana Boccardini in qualche modo. Bettoni si gioca in spazi ristretti. La castagna di Trovesi ha tentato la sortita sorpresa. E il pallone comunque è andato al di fuori dei legni della porta difesa da Pitergi. Ci avviciniamo alla mezz'ora di questo primo tempo. La battuta di Signorelli a lunga gittata. Il colpo di testa di Dell'Era. Allontana Trovesi, che controlla sempre questi palloni di prima intenzione. Possibilità di contropiede, l'arbitro fischia un fallo a Brignoli. E l'azione viene quindi bloccata. Carioni, ma ottima la prestazione fino a questo punto di Carioni, però perde palla. Raimondi, il suo tentativo non fortunato, aveva un corridoio che poteva essere sfruttato al meglio. Il numero 10, Raimondi, pallone che invece si è perso sulla destra della porta difesa da Sprenger.
Conclusione di Raimondi, maturata al 31esimo nel corso del primo tempo. Ci sembra comunque una partita viva, con una Trevigliese in crescendo rispetto alle precedenti esibizioni casalinghe. E ancora Boccardini che si aiuta con una serie di gomitate per conquistare palla, questa volta vittima è stato Mapelli. Il calcio di punizione per la formazione bianco-celeste. Trovesi sul pallone per battere il calcio piazzato, protesta per la vicinanza di un giocatore giallo-verde, effettua il traversone, salta Brignoli, esce Pitergi, abbranca la sfera. Il lancio verso Raimondi, il colpo di testa, la sponda per Locatelli. Si libera Pansera dalla parte opposta, riceve. Verso Signorelli. Attenzione, questi è Manzoni. Raimondi. Opera il traversone, sotto porta, il colpo di testa di Villa! E il gol! E il gol di Villa, l'ex ha colpito. Eravamo stati buoni profeti all'inizio dell'incontro, quando parlavamo di dente avvelenato dell'ex, e purtroppo per la Trevigliese, Villa ha proprio colpito esattamente al 33esimo, anzi al 32esimo, 33esimo in questo istante, nel corso del primo tempo. 1-1 il punteggio. E anche Sprenger ha quindi perso la sua imbattibilità tra i pali trevigliesi da quando veste la maglia di titolare. Trovesi a Faba, Fratus, Brignoli in mezzo ad un nugolo di avversari, Brignoli in lotta con Genini, l'ultimo a toccare è stato Genini, quindi la rimessa è trevigliese. Rimessa all'altezza proprio della bandierina del calcio d'angolo, con le mani ci sembra Fratus. Trovesi intercetta Toffetti, intercetta dalla parte opposta Bussi, propone un traversone che viene respinto da Pansera, gioco molto confuso. Raimondi. Trovesi, l'apertura per Brignoli, lo scatto di quest'ultimo, il tiro da posizione non facile. Tiro di Brignoli al 43esimo nel corso di questo primo tempo, apprezzabile almeno come tentativo. Signorelli. Vigani tergiversa, cerca di affidare a Locatelli che con un grande scatto raggiunge il pallone, poi glielo soffia Bettoni, pallone che rimpalla su Vigani e termina a fondo campo. Colpo di testa di Bussi, il tocco di Genini. Attenzione a Raimondi, ha davanti a sé Carioni, Raimondi tenta la conclusione maligna con l'esterno e pallone che viene controllato da Sprenger. Trevigliese in avanti, l'anticipo di Signorelli, il tocco di Vigani. Raimondi fa partire Locatelli, opera il traversone. L'uscita di Sprenger d'anticipo su un possibile inserimento di Toffetti, il rinvio di quest'ultimo. Pansera. Genini. Il lancio verso Toffetti. Entra in area. A Faba. Libera Brignoli. L'apertura per Trovesi. Trovesi, azione personale. Trovesi, zona tiro, allarga per Mapelli, la finta. Rozzoni,
Mapelli carambola questo pallone, la conclusione di Brignoli, azione d'applausi, conclusione finale operata da Brignoli dopo un'azione confusa in area di rigore. Si schiera la nutrita barriera biancoceleste che comunque è troppo vicina al pallone, viene fatta indietreggiare dal direttore di gara. La finta di Toffetti, la conclusione di Raimondi, Sprenger c'è sul pallone. Il rinvio di quest'ultimo, il tocco di Genini proprio sulle gambe di Mapelli. Il fallo laterale già battuto da Genini, ancora pallone in fallo laterale. Lo stesso Genini verso Raimondi, evita Bettoni, Raimondi porta a spasso questo pallone, poi lo affida a Locatelli. Pansera, Locatelli, limite dell'area, l'apertura in posizione di fuorigioco per Vigani, posizione prontamente segnalata dal guardaline, e su questa azione si conclude anche il primo tempo. Treviglese 1, Verdello 1, vi ricordo ancora una volta i marcatori al 18esimo Mapelli per i colori bianco-celesti, al 32esimo Villa per i colori giallo-verdi. È tutto per il momento dallo Zanconti di Treviglio, ci risentiamo fra circa un quarto d'ora per commentare le fasi salienti del secondo tempo. Eccoci ancora in diretta qui dallo studio con Pinuccio Redaelli, il vicepresidente della Trevigliese Calcio, nonché responsabile del settore giovanile. Abbiamo visto i riflessi filmati di questa prima frazione, una Trevigliese quindi che poteva anche arrotondare, approfittare di alcune occasioni in chiave offensiva, un peccato che Brignoli e anche, adesso mi sfugge il nome di un altro giocatore, non abbiano concretizzato Mapelli, in avanti. E Mapelli. Sì, no, abbiamo visto quello che di buono eravamo riusciti a fare, lì è mancato appunto, diciamo, il gol, perché su quel tiro al volo lì di Brignoli poteva anche starci, anche se ti dico poi a fine dei 90 minuti penso che il pareggio sia quello più giusto. Dunque, siamo giunti alla 24esima giornata, quindi mancano soltanto 6 giornate al termine di questo campionato, quindi si può anche trarre un primo bilancio di questo campionato, anche se non è ancora finito, ma sicuramente ha già emesso dei giudizi importanti, almeno per quanto riguarda il vostro campionato. Positivo, ampiamente positivo, oppure soltanto soddisfacente? Ma guarda, quando noi siamo partiti, se pensavamo di fare questi punti, essere qua in questo momento, eravamo più che soddisfatti. Lascia l'amaro in bocca di come ci siamo arrivati a questi punti, perché dopo aver fatto un campionato l'andata come l'abbiamo fatta, cominci a dire, vabbè, metti di fare qualche punto in meno dell'andata, però sei sempre lì nelle primissime posizioni. Invece, avendo iniziato il ritorno così disastroso, diciamo, ti lascia dell'amaro in bocca. Però se noi fossimo arrivati a questi punti più normalmente, diciamo, la società era più che soddisfatta, perché erano i programmi che si era poi prefissa. E a questo punto quali sono i propositi da qui alla fine del torneo, da parte della vostra formazione? Ma appunto valutare un po' i giovani che abbiamo lì, vedere cosa riusciamo a fare e programmare qualcosa per l'anno prossimo, tant'è che oggi il Mapelli è frato, sono un 75, un 76, hanno giocato tre quarti di partita e vediamo un po' cosa riescono a fare. E in prospettiva della prossima stagione ci saranno dei cambi all'interno dell'organico biancoceleste? Beh, adesso è presto per dirlo, di buono c'è che... Il presidente accennava al cambio di almeno due pedine fondamentali, tessuto della squadra. Il presidente è un grosso tifoso della squadra e sicuramente qualcosa faremo per migliorarla, non per peggiorarla di sicuro. Di buono c'è che la società è già, diciamo, è già stata fatta e di conseguenza vedremo poi con andare avanti cosa riusciremo a fare. Bene, passiamo anche al secondo blocco filmato, quello relativo al secondo tempo di Trevigliese Verdello. Le riprese, lo ricordiamo, sono di Sergio Monella. Ritorneremo alla fine della sintesi, ancora in diretta dallo studio con Redaelli.
Centro Cucine e Arredamento Cecar. Siamo specializzati in ampliamento e rinnovo locali. Nuova esposizione e vasto assortimento su due piani. Si effettuano progettazioni gratuite con parziale permuta dell'usato. Visite a domicilio per misurazioni. Cecar, Viazzano 31 Stezzano, in provincia di Bergamo. Amici sportivi, siete di nuovo collegati con lo stadio Zanconti di Treviglio. Il secondo tempo, iniziato proprio da pochissimi istanti, si riprende sul punteggio di 1-1. Intanto da registrare una sostituzione nelle file trevigliesi, effettuata nell'intervallo tra il primo e il secondo tempo. È uscito il numero 6 Rozzoni ed è entrato il numero 14 Sangaletti. Questa la sostituzione operata da mister Ferrari negli spogliatoi. Attenzione, Brignoli in area di rigore. Brignoli tenta questa conclusione da posizione angolatissima, cercava di smarcarsi anche Mapelli, ha fatto tutto da solo Brignoli. Quindi al primo minuto di gioco Brignoli ha propiziato la prima azione gol nel corso del secondo tempo. Ma onestamente non c'erano gli estremi per protestare. Brignoli spinto nato da Pansera, il tiro da parte di Bettoni libera poi affannosamente la difesa del Verdello, cerca di ripartire Raimondi, è in posizione regolare, si porta su di lui Carioni. Partita vivace, il cross, l'uscita di Sprenger che abbranca la sfera. Fiammate su un fronte e sull'altro. E siamo giunti al settimo minuto nel corso di questo secondo tempo. Partita vivace, Locatelli, l'apertura verso Villa. Villa scattato in posizione irregolare. Trovesi dalla bandierina, libera Locatelli, Bussi ributta nel mucchio, colpo di testa di Sangaletti, la rovesciata di Bettoni, molto bella, apprezzata anche dal pubblico, come viene sottolineata anche dagli applausi questa azione di Bettoni, la rovesciata e il controllo di Pitergi. Esattamente al decimo minuto e mezzo nel corso del secondo tempo, un trevigliese in grande spolvero in questi primi 10 minuti di gioco nella seconda frazione. Almeno 3 le opportunità in chiave offensiva per gli uomini di Ferrari. Bettoni, l'autore della precedente rovesciata. Brignoli, Mapelli, l'anticipo di Genini, libera con parecchi affanni a Faba. Lascia a Trovesi il pallone, ancora a Faba, il traversone, il colpo di testa liberare di Vigani, a Faba, cerca di superare la marcatura di Boccardini, pallone che gli si allunga in fallo laterale, la rimessa laterale è affidata al Verdello. Di anticipo Bussi, ancora Genini, evita Bussi, verso Locatelli, il tiro di quest'ultimo, radente, Sprenger è sulla traiettoria e blocca la sfera. Il rinvio di quest'ultimo. A Faba. Colpo di testa di Pansera, Locatelli. Messo in fallo laterale questo pallone, non controllato in maniera idonea.
Locatelli con le mani a beneficio di Signorelli. Ancora Locatelli. Al limite dell'area, libera Carioni. Controlla Trovesi, la rovesciata. Può partire Brignoli, ma non sarà facile. Cade a terra nel contrasto con Pansera. Fontana salta vuoto, recupera questo pallone, poi lo perde. Locatelli all'indietro verso Vigani. Questo numero che non gli fa onore. Brignoli. Trovesi. In lotta ancora con Vigani, mette il centro, libera Genini, Bettoni, prova la conclusione, ribatte Signorelli, Sangaletti, per Fontana, il colpo di testa, buona la zuccata di Fontana, è ben piazzato anche Pitergi, azione maturata esattamente al 41esimo minuto e mezzo nel corso del secondo tempo, e Trevigliese che costruisce quindi un'altra palla gol, Trovesi, Brignoli, attenzione, colpo di tacco di ritorno che non perviene né a Fontana né a Trovesi. Sangaletti verso Fontana. Signorelli tocca con un braccio, verrà ammonito. Barriera trevigliese formata da 5 uomini. Batte Locatelli. Attenzione, Sprenger controlla la situazione e lascia terminare il pallone alla destra del suo palo. La punizione che viene battuta da Toffetti, intercetta Fontana abilmente, che però perde palla, la riconquista alle sue spalle Sangaletti, il tocco di Genini, Raimondi contrastato da Bussi, raddoppio di Bettoni, il lancio non agganciato da Fontana, poi arriva Genini in tutta fretta e spedisce questo pallone in fallo laterale, e su questa azione arriva anche il triplice fischio di chiusura del signor Serravalle di Legnano. Né vincitori né vinti qui allo Zanconti di Treviglio fra Trevigliese e Verdello, punteggio finale di 1-1, quinto pareggio consecutivo per la formazione trevigliese, 12esimo risultato utile consecutivo per la formazione giallo-verde. Vi ricordo anche i marcatori: al 18esimo ha segnato per la Trevigliese Mapelli, ha pareggiato i conti l'ex Villa al 32esimo nel corso del primo tempo. È tutto, amici sportivi, dallo stadio Zanconti di Treviglio. Un grazie a Sergio Monella per la cortese collaborazione tecnica fornitaci, un grazie a voi per la cortese attenzione. Linea che passa allo studio. Rieccoci in diretta dallo studio con Pinuccio Redelli, parliamo anche un attimino del settore giovanile della Trevigliese Calcio. Come stanno andando le cose? Beh, diciamo che ultimamente abbiamo perso un po' di smalto, anche perché abbiamo tanti infortunati, qualche squalifica che si fa sentire, però abbiamo una squadra, un under, che tutto sommato fa fatica la domenica, ma ci sono degli elementi abbastanza validi. Abbiamo la squadra allievi lì, dove l'allenatore d'Ossena sta facendo, direi, molto bene. E anche se stamattina hanno perso pesantemente, però c'era l'incidente di percorso. No, c'era l'espulsione del portiere, la regola, rigore, espulsione del portiere, poi sai, fai presto a perdere le partite. Abbiamo giocato con l'Enotria giovedì sera nel torneo Rozzoni, abbiamo vinto qua allo stadio 1-0, adesso martedì andiamo a fare il ritorno là da loro. Quella degli esordienti è una squadra a sé, perché il rullo compressore era meglio invece che lottassero di più, perdessero qualche partita per fare un po' di carattere, invece vincono troppo facilmente. Addirittura c'è il problema di vincere troppo facilmente. Sì, no, perché per quei ragazzi è sempre una cosa positiva. No, ma specialmente quei ragazzini lì, se perdono qualche partita devono lottare, fanno carattere. Se invece essendo così piccolini tu parti a fare la partita, stai sempre là in un'area, cioè non riesci a vedere il gioco, mentre i giovanissimi si sono ripresi benissimo nella seconda parte del torneo e hanno preso la posizione di classifica più consona alle sue possibilità. Ecco, parliamo anche del discorso che riguarda la federazione. So che bolle in pentola qualcosa per quanto riguarda i nuovi regolamenti relativi a fuori quota e affini.
Che cosa c'è di nuovo? Ma io dico che non sai più nemmeno cosa dire. Allora adesso vogliono mettere i 3,75 e lasciar libero i fuori quota, che secondo me può essere anche una cosa positiva, perché ormai il 75 l'anno prossimo comincia ad avere 18 anni, 19 e può giocare sicuramente benissimo nei nostri campionati, anche se poi bisogna andare a vedere il valore dei 75, perché non è sufficiente essere del 75 per poter giocare in un'eccellenza, bisogna avere anche certi valori. Però è la federazione che mi stupisce, perché l'anno scorso col discorso dei 74 non sapevi se li potevi far giocare, se non li potevi far giocare. Cioè voglio dire, tutti gli anni loro ne pensano una e poi gli ultimi minuti escono con quella pensata lì. Sarebbe, sarebbe meglio che invece si facesse il discorso magari di 2-3 anni, dove le società possono fare le squadre su quel discorso lì, che per almeno 2-3 anni sanno quello che devono fare. Invece qua si mettono lì a tavolino, poi escono, facciamo così e poi non mi sembra proprio giusto, ecco. Dunque siamo anche pronti per il terzo e ultimo blocco filmato, quello relativo alle interviste del dopo partita con i due mister, con Giancarlo Ferrari e con mister Gambirasio del Verdello. Ci rivediamo fra poco. Centro Cucine e Arredamento Cecar. Siamo specializzati in ampliamento e rinnovo locali. Nuova esposizione e vasto assortimento su due piani. Si effettuano progettazioni gratuite con parziale permuta dell'usato. Visite a domicilio per misurazioni. Cecar, Via Zano 31, Stezzano, in provincia di Bergamo. Al termine del match, eccoci qui con il tecnico della Trevigliese Giancarlo Ferrari. Quinta partita consecutiva che si è conclusa con un pareggio. Anche oggi non si è riusciti a vincere, una vittoria che manca allo Zanconti da circa 4 mesi. Come mai? Come mai è subito spiegato. Ultimamente passiamo anche in vantaggio e poi la solita distrazione che paghiamo caro prezzo, perché anche oggi c'è stata una distrazione in difesa e abbiamo subito il pareggio. Poi tra l'altro oggi non so se era per il caldo, non ci sono state, specialmente verso gli ultimi 16 metri, un po' di concentrazione, un po' di riflessione, e ecco spiegato poi il secondo tempo, che è meglio dimenticare. Nel secondo tempo ha inserito Sangaletti al posto di Rozzoni, come mai? Sì, Rozzoni aveva un dito, diciamo, ingessato, gli hanno tolto la fasciatura, cioè il gesso, e l'hanno fasciato, però insomma si vedeva che giocava un po' condizionato e poi ho preferito nel secondo tempo mettere Sangaletti. Un tuo giudizio sull'episodio relativo alla doppia espulsione, quella di Boccardini e di Mapelli, tu hai visto qualcosa di meglio di quello che si è visto dalla tribuna? No, guarda, noi avevamo visto che sin dall'inizio Boccardini, che tra l'altro è un difensore anche abbastanza corretto, faceva fatica a tenere Mapelli e gli aveva fatto anche 2 o 3 falli anche abbastanza plateali. Anche in quell'occasione lì ha fermato Mapelli con il pallone lontano con il braccio, l'arbitro credeva che loro invece si sono spintonati a vicenda e li ha espulsi tutti e due. Per quanto riguarda invece il Verdello, come hai trovato questa formazione, che dicono tutti sia la formazione del momento, non è che lo dicono gli altri, lo dicono soprattutto i numeri, le cifre. 12 partite che non perde, in queste ultime 9 partite ha conquistato 14 punti, insomma un ruolino di marcia di tutto rispetto questo Verdello. Guarda, se io dovessi, non dico più niente delle squadre avversarie, perché mi sono permesso una volta di dire che una squadra che è venuta qua alla Zanconti e si era difesa, non aveva fatto niente, mi hanno detto che non capivo niente di calcio. Guardo la mia squadra, so che oggi ha sbagliato parecchio e ho il rammarico, perché contro un avversario così oggi potevamo anche vincere. Il gol dell'ex di Villa come l'hai preso? Avevo detto che se segnava Villa o Raimondi, insomma, me la sarei presa. Purtroppo ci ha fatto gol Villa, che tra l'altro è anche abbastanza bravo su queste incursioni sul primo palo, però ripeto, lì c'è stata una disattenzione generale, perché insomma la sua bravura gliela lascio, perché lui le sa fare queste cose qua.
però insomma ci sono state delle distrazioni, non devo colpevolizzare nessuno qua davanti alla televisione, ma però negli spogliatoi mi hanno già detto che c'è stato un po' di disattenzione. Ma c'è stato anche un certo calo atletico nel finale della partita? Ho detto prima, forse questo caldo qua che taglia un po' le gambe, che non era proprio quello dei giorni scorsi, ha tagliato un po' le gambe. Diciamo che anche come fiato c'erano giocatori un po' in debito d'ossigeno. Non so, speriamo che sia solo per questa partita qua, però insomma io posso capire che un giocatore o due o tre possono essere in debito d'ossigeno, però la partita della domenica io la gioco con passione, con grinta, do tutto, poi durante la settimana posso anche recuperare, ma la partita la devi fare, Ostrega, devi cercare di dare il massimo. Non devi... E gli stimoli? Gli stimoli ci sono ancora da parte dei tuoi ragazzi? Gli stimoli sia io che la società siamo sempre dietro a questi ragazzi a dire guardate che non dobbiamo fermarci al discorso che eravamo primi in classifica e che adesso siamo lontani ed è finito tutto. Noi siamo partiti per fare un buon campionato, siamo stati in auge all'inizio del campionato, ma anche adesso che ci sono da fare delle partite perché ci sono delle eventuali conferme o bisogna vedere se c'è qualche cosa da vedere, da cambiare, così credo che l'impegno ci deve sempre essere, anche perché credo che nel mondo dilettantistico la cosa più importante sia la passione. Grazie a Giancarlo Ferrari. Ed ora eccoci con mister Gambirasio, l'allenatore del Verdello, la squadra più in forma del momento, abbiamo detto nelle ultime 9 partite 14 punti, un Verdello che si iniziava un po' prima a fare punti, forse a quest'ora era lì con il Montichiari, con il Clusone, con il Chiari e compagnia bella. Sì, questo è vero sui numeri, però a dire che siamo più in forma non è vero, perché ce ne sono altri più in forma di noi. È che purtroppo anche per noi l'influenza ci ha dato dei grossi fastidi. Avevamo anche 3 o 4 giocatori che purtroppo hanno dovuto giocare per forza di cose, perché il numero è molto ristretto. E la partita è uscita un po', specialmente nel secondo tempo, un po' allungando la squadra, la partita ha detto poco. Per quanto riguarda il risultato, comunque ben accetto, mi sembra di capire, da parte vostra. Sì, anche se onestamente noi siamo venuti qua con l'intento di portarvi 2 punti, ma non perché dell'antipatia della squadra, perché avevamo perso nell'andata, tutto lì, concedere 4 punti a una squadra dà sempre fastidio. E per quanto riguarda il gol di Villa, il gol dell'ex, se lo aspettava, era un po' nell'aria questo gol da parte di Villa, che qui a Treviglio non ha avuto molta fortuna nella passata stagione. Sì, questo avevamo anche parlato prima con il mister Ferrari, prima della partita, e quest'anno il Villa sta dando delle grosse soddisfazioni, sia personali da parte mia, e sia anche lui, penso che le trova strada facendo, proprio sul lato caratteriale, perché almeno vedendo quello che aveva fatto negli anni precedenti, tanta colpa sicuramente sarà sua, tanta colpa per certi fattori, invece quest'anno, nonostante all'inizio che ha avuto un grosso problema dell'infortunio, invece sta recuperando molto bene proprio quel lato caratteriale dove prima mancava, ecco, ci lasciamo andare, invece quest'anno sta dando grosso contributo anche per la squadra, perché fino adesso lui ha fatto 7 gol, tutti gol pesanti. Com'è l'amalgama fra i giovani e i veterani lì a Verdello? Per veterani intendiamo per esempio Locatelli, Raimondi e i giovani, poi ho saputo anche un certo Morelli è stato richiesto da una società quale l'Inter, anzi è stato acquistato, un giovane del vostro vivaio, giusto? Sì, è stato acquistato proprio settimana scorsa dall'Inter e fa molto piacere. E purtroppo devo dire che nei giovani quest'anno, nonostante che ci sono dei 3 o 4 elementi buoni, però hanno avuto degli infortuni che non hanno niente a che fare proprio col calcio, con la preparazione, perché uno può cadere anche da una sedia e si rompe lo scafoide, per dire uno. Praticamente i giovani, proprio col contagocce siamo riusciti ad utilizzarsi. Sì. E per quanto riguarda il prosieguo di questo campionato, il Verdello che cosa chiede a questo finale di stagione? Ma niente, noi vogliamo prenderci delle nostre soddisfazioni. Innanzitutto vogliamo fare da arbitro al campionato ed è già una bella cosa per noi, perché se eravamo nella nominato come classifica e invece abbiamo dei confronti tipo domenica con Montichiari, poi abbiamo il Chiari, poi l'Alzano e praticamente abbiamo 3 incontri che faranno parlare già di per sé solo i nomi delle squadre, e noi siamo orgogliosi di poterci confrontare in quel momento qui. Credo che pensandoci bene, per una vittoria oggi a Treviglio avrebbe potuto rilanciarvi in vetta, non dico in vetta alla classifica, ma sicuramente nelle prime posizioni, poi con gli scontri diretti non si sa mai come possa evolversi la situazione. Un pareggio oggi in questo senso vi sta stretto?
Questo era il nostro intento, proprio perché i due punti erano, indipendentemente da che eravamo perso nell'andata, come mi ripeto, il nostro intento era poter vincere, però come è andato nei binari la partita, il pareggio ci sta bene, penso, tutte e due le squadre, perché visto che praticamente abbiamo accusato, per me, sia il campo che il fondo, pare bello esternamente ma all'interno fa brutti scherzi, e la sosta, purtroppo per noi dilettanti la preparazione è quella che è. Noi tante volte ci si allena partita per partita. Ecco Gambirasio, due ultime battute. Allora, la prima per quanto riguarda l'episodio dell'espulsione, episodio non apparso chiaro a molti, e la seconda su come ha trovato questa Trevigliese oggi. Ma io la Trevigliese ho trovato in salute, anche perché, come avevamo parlato in settimana con i ragazzi, veniva da risultati positivi e poi il loro credo stava aumentando partita dopo partita. Come avevamo parlato prima, anche a Calossia Corte, a Breno, per me la Trevigliese poteva anche vincere, come poteva vincere anche oggi. E l'episodio dell'espulsione? L'episodio dell'espulsione invece è stato un po' nebuloso, però l'arbitro, penso io, questo è soggettivo, penso che abbia preso i due giocatori, uno per squadra, per tenere tranquilla la partita, che non era stata neanche movimentata, neanche da episodi da un derby come poteva esserci. Però forse è stata un po' troppo affrettata, forse, però sai, c'è sempre i sei ma che nel calcio non dicono niente. Un grazie a Gambirasio, in bocca al lupo per il proseguo della stagione. Eccoci in diretta qui dallo studio con Pinuccio Redelli, siamo ormai in addirittura d'arrivo, 21:56 minuti, abbiamo sentito anche le dichiarazioni di Gambirasio, signore anche nei vostri confronti, vi ha tessuto parecchi elogi. Sì, no, questo ci fa piacere, anche perché penso che siano ricambiati anche da parte nostra. Poi Gambirasio mi sembra che sia un allenatore stimato nell'ambiente del calcio dilettantistico. Sicuramente è uno anche dei più preparati. Passiamo al turno per quanto riguarda la prossima giornata. Allora, andate a giocare in quel di Galbiate contro il fanalino di coda della classifica. Una partita che apparentemente potrebbe essere alla vostra portata, questo mi sembra fuori di dubbio. Sì, siamo andati anche a giocare con Luciano Manara, che noi eravamo primi a loro ultimi. E avete giocato la peggiore partita della stagione. Abbiamo giocato la peggior partita. Questi campi del Comasco riservano quindi delle insidie recondite. No, è fuori dubbio che se loro sono ultimi e noi abbiamo qualche punto in più, perché il nostro organico deve essere per forza superiore, però tutte le partite vanno prese nel verso giusto. Se vai a giocare come siamo andati a giocare con Luciano Manara pensando di stravincerla, può anche succedere che perdi 2-0 senza demeritare sicuramente il Luciano Manara, perché quella partita là ci ha dominato in tutti i sensi. Aprendo una piccola parentesi prima di passare anche ad analizzare le altre partite di domenica prossima, dicevo una parentesi proprio relativa al fondo della classifica. Abbiamo la Galbiatese ultima con 11 punti, la Sevigna Pianico penultima con 12 e la Luciano Manara che sembra ormai togliersi dalle zone caldissime di questa classifica. Giochi fatti in coda per quanto riguarda la retrocessione? Vedendo come vanno avanti, cioè se pensi che è l'ultima 11 punti dopo aver disputato tutta questa parte del campionato, perché va molto piano, per me possono essere già giochi fatti. Certo che la Sevigna Pianico, vista così penultima a 12 punti, lascia qualche perplessità, anche perché nelle partite che abbiamo visionato sicuramente non merita la posizione di classifica che ha attualmente acquisito. Sì, le partite che abbiamo giocato noi contro ci abbiamo fatto soffrire. Tanto ci hanno portato via due punti, uno là e uno qua a noi, e non era una squadra sicuramente trovarsi. Alla fine sono anche punti pesanti punti nell'economia pesanti, di un campionato. Si diceva Verdello giudice anche della promozione, infatti il Verdello domenica prossima ospiterà niente di meno che la capolista, il Montichiari. Una partita sicuramente da tripla, secondo me. Certo, sì, è una partita da tripla, anche se il Verdello oramai è incanalato su una strada giusta che può battere sicuramente il Montichiari. Se trova lo spirito giusto. Il Chiari invece va a Pianico contro la Sevigna, questa Sevigna che dicevamo non merita questi pochi punti in classifica, tutto facile per il Chiari oppure no? Se deve arrivare il Chiari deve andarla a vincere per forza, Adesso avrà il morale anche le stelle, perché oramai vede la cima lì vicino. Il Clusone invece ospita la Brimbillese. Ma il Clusone io... Il derby delle due valli, Valseriana contro io Valle. Nelle due partite non mi ha impressionato più di tanto, sia là che qua, l'avevo anche detto, non lo so, mi aveva impressionato bene la Brembillese quando è venuto a giocare qua, però poi ho continuato a pareggiare, a perdere, ha vinto poco. Però il Clusone in casa ha sempre fatto punti. Lazzano invece va a Calolzio Corte, un Calolzio Corte che avete incontrato proprio due settimane or sono, un Calolzio Corte che oggi a sorpresa addirittura ha imposto il pareggio, addirittura per 4-4 alla capolista Montichiari.
che match si prospetta? Allora, l'Alzano abbiamo sempre detto che è un organico di primissimo ordine, io dico che anche lui, come il Chiari, che è... adesso l'Alzano ha vinto 3 partite di fila e deve per forza andare a vincere a Calozzo Corte, se vuol rimanere in gara il Calozzo Corte. E bisogna che trovi gli stimoli giusti per combatterlo, anche perché lì in metà classifica non ha problemi né di salire né di scendere. Quindi mi sembra di capire, attraverso questa tua disamina, che le 3 formazioni favorite a questo punto nel rush finale sono Montichiari, Chiari e Alzano, giusto? Per me sì, sì. Quindi Clusone, Trizium alla lunga potrebbero perdere qualche colpo. Questo è un tuo giudizio, ovviamente. Certo, certo. Poi può essere anche smentito dai certi. Benissimo, ringraziamo Pinuccio Redelli per la sua presenza questa sera qui a Club Biancoceleste. Termina qui l'appuntamento quindi con questa trasmissione, appuntamento rinviato a domenica prossima al consueto orario, ore 21, sempre sui teleschermi di Studio 1. Grazie per l'attenzione, arrivederci quindi a domenica prossima. Una buona serata a tutti. Nobody does it like I do. They make a movie for you.